Voi avevate 40 ospiti a febbraio. Oggi questi ospiti quanti sono? Sono sempre 40. In molte altre RSA i numeri non sono sicuramente questi. Qual è stata la vostra strategia contro il coronavirus? Allora, diciamo che abbiamo cominciato da circa metà febbraio, sull'onda emotiva delle notizie che abbiamo ricevuto, che ricevevamo allora dalla Cina, ad attuare delle restrizioni forti, cioè vuol dire impedire ai parenti un ingresso se non per motivi importanti. Da prima che registrassimo il nostro famoso paziente 1 di Codogno, quindi. Sì, diciamo che abbiamo pensato che siccome c'erano già state notizie di possibili portatori sani, possibili portatori asintomatici, forse era il caso di impedire che qualcuno, magari infettivo ma inconsapevole, potesse entrare e propagare l'infezione. E quindi, giorni prima delle disposizioni regionali, abbiamo deciso di chiudere, l'entrata libera dei parenti. Ma avevate avuto anche notizia di polmoniti, particolari? Sì, allora io sono abbastanza informato sulla questione e ho visto che c'erano delle segnalazioni da parte dei medici di base, soprattutto della provincia di Lodi, in cui si segnalavano molti casi di polmoniti atipiche. E questo ci ha fatto pensare appunto che alcuni casi potevano essere già dei Covid-19. Voi siete un RSA totalmente privata, vero? Questo però in un certo qual modo, da un punto di vista organizzativo, vi può aver anche avvantaggiato. Sicuramente nessuno era preparato a quello che stava accadendo, però credo che la cosa migliore sia usare un po' anche il buon senso, indipendentemente dal privato o dal pubblico. Tutti stiamo trattando con persone anziane e fragili, per cui tutti hanno diritto di essere tutelati. E quindi se uno vede le cose prima, quindi ha la consapevolezza di quello che sta appunto succedendo, secondo me il fatto dell'isolamento forse avrebbero dovuto anche imporlo molto, molto prima. Senta, e con i presidi medico-sanitari, con le mascherine, con i guanti che non si trovano o non si trovavano comunque in Lombardia, si trovano a difficoltà, come avete fatto? Allora, qui la direzione ha dimostrato veramente una previdenza proverbiale, perché avevamo a disposizione praticamente da subito i DPI con filtro, quindi gli FFP2 e FFP3, e abbiamo cominciato a A nessuno dei vostri ospiti è stato fatto il tampone? usarli. No, a nessuno. Quasi 2 settimane fa ho chiamato la SST di Crema, da cui dipendiamo, per capire se c'era la possibilità di eseguire tamponi anche al personale, oltre che ai pazienti sospetti, perché abbiamo avuto 2 o 3 casi di febbri elevate con sintomi polmonari, che però sono guariti con una banale terapia antibiotica combinata. In questi casi io avrei chiesto il tampone. Ma non è Però stato concesso. la SST di Crema ci ha detto che non era possibile, anche perché eravamo una struttura privata. Purtroppo i fatti sono questi.